un pezzo di legno. Capitò nelle mani di Mastro Geppetto il falegname. «Ne farò una gamba di tavolo», disse il brav'uomo, e si mise all'opera canticchiando. Quando, con sua gran meraviglia, dal pezzo di legno uscì una vocetta che diceva: «Ehi, non picchiar troppo forte o mi farai male!» «Chi parla?» «Io!» «Tu? Un pezzo di legno?» «Sì!» E per quanto tentasse di dare al pezzo di legno la forma di una gamba, non vi riusciva. Pensò allora di farne un burattino. «Lo chiamerò Pinocchio», si disse. E lavorando di lena, modellò i capelli, la fronte, il naso, la bocca. Aveva appena terminato di intagliare le gambe che il burattino gli sfuggì di mano, strappandogli la parrucca. «Birba d'un burattino, non sei ancora finito e già manchi di rispetto a tuo padre. Male, figliolo, male!» Pinocchio infilò la porta di casa e fuggì, e Geppetto dietro, gridando: «Prendetelo! Prendetelo!» Una guardia sbarrò il passo a Pinocchio e Geppetto poté raggiungerlo. «Povero burattino», mormorava la gente, «chissà come lo maltratterà Mastro Geppetto». E così andò a finire che la guardia arrestò il buon falegname e lo condusse in prigione. Pinocchio tornò a casa da solo. Era appena entrato quando udì una vocetta. «Chi mi chiama?» «Sono io, il grillo parlante!» «Ebbene, che vuoi?» «Sei stato cattivo, Pinocchio! Dovresti almeno andare a scuola!» «A scuola io? Mai!» E infuriato prese un martello e lo lanciò contro il grillo, colpendolo. Poi si avvicinò al caminetto e si addormentò. Il giorno dopo tornò Geppetto. «Mi prometti che starai buono?» «Starò buonissimo e andrò anche a scuola!» Gongolando di gioia, il falegname cucì a Pinocchio un abito di carta, gli fece un berretto a punta di mollica di pane e vendette la sua casacca per comperargli l'abbecedario. Ma Pinocchio, uscito di casa, si imbatté nel teatro dei burattini e per entrarvi vendette l'abbecedario. Mangiafuoco, il burattinaio, appena lo vide stava per gettarlo nel fuoco, ma poi si pentì e anzi gli donò 5 monete d'oro perché le portasse a Geppetto. Pinocchio, uscendo dal teatro, incontrò disgraziatamente una volpe e un gatto che lo consigliarono di sotterrare le monete per farne, figuratevi, crescere un albero. Pinocchio andò con loro, sotterrò le monete e poi si addormentò. Durante la notte la volpe e il gatto dissotterrarono i denari e poi appesero il burattino ad un albero che fortunatamente era di fronte alla casa della fatina dai capelli turchini. Ella era molto buona e liberò il burattino, lo guarì e poi lo lasciò libero. Pinocchio aveva fatto pochi passi quando eccoti Lucignolo. «Ehi, vuoi venire con me?» «Dove?» «Al paese dei balocchi, dove si gioca tutto l'anno!» «Vengo con te!» disse Pinocchio. Giunsero al paese dei balocchi e per mesi e mesi i due ragazzi non fecero che giocare. Ma un brutto giorno si accorsero che erano divenuti degli asinelli. Pinocchio venne comperato da un ortolano. La sua vita era molto dura. E un giorno poi, essendosi rotto una gamba, l'ortolano non volle più saperne di lui, lo scaraventò in mare. Pinocchio tornò ad essere un burattino di legno, ma prima che potesse giungere a riva venne ingoiato da una balena e qui, figuratevi, trovò Mastro Geppetto. I due si abbracciarono e durante la notte riuscirono a fuggire dalla bocca aperta della balena. Giunti a riva scorsero una casupola e bussarono. «Entrate!» disse una vocina. Entrarono, non videro nessuno. «Chi abita questa casa?» chiese Geppetto. «Io!» Guardarono in alto e videro il grillo. «Dunque non sei morto!» esclamò Pinocchio. «Come sono contento!
Ti prometto che da oggi sarò bravo e studierò molto, molto. Pinocchio e Geppetto, sfiniti dalla stanchezza, si addormentarono e quando si svegliò, Pinocchio non era più un burattino di legno, ma un bambino in carne ed ossa. Il pentimento sincero del burattino aveva operato la trasformazione. Da quel giorno Pinocchio fu buono e diligente e divenne la consolazione del suo babbo.